protagonista della seconda serata del Riccia Folk Festival, il folklore internazionale, sul palco Bosnia, Spagna e Italia. Questa è la 14ª edizione. Da 14 anni il direttore artistico è Alberto Di Lecce. Ho fatto parte del gruppo folcloristico di Riccia, avevo 8 anni e all'epoca mio zio, componente storico che non c'era più, decise di portarmi all'interno del gruppo folcloristico di Riccia, che è l'associazione che organizza da 14 anni questa straordinaria manifestazione. E io, il consiglio direttivo, mi ha sempre affidato la direzione artistica. È una cosa che abbiamo inventato insieme 14 anni fa ai ragazzi del gruppo, ma in particolare al mio amico di sempre col quale abbiamo avviato questa grande avventura, che è Lucio Vassalotti, che ha fatto il presidente per tantissimi anni, tuttora è operativo, insomma, anche se abbiamo piano piano stiamo lasciando insomma, ai giovani e al nostro nuovo presidente, che tra l'altro è venuto da bambino nel gruppo, la mano di questa situazione. Con questo che cosa voglio dire? Che certe cose nascono solo dalla passione. Noi non lo facciamo per lavoro, noi lo facciamo veramente per passione, anzi è una passione che toglie tempo al lavoro, ma lo facciamo con piacere, lo facciamo perché amiamo Riccia, lo facciamo perché col gruppo folcloristico Riccia abbiamo girato il mondo e quindi abbiamo sentito la necessità 14 anni fa di fare cosa? Di fare un festival corposo, importante, impostarlo già ad un certo livello, e già dall'inizio abbiamo riscontrato un grandissimo successo, apprezzamento soprattutto dal pubblico riccese e non solo dai paesi limitrofi. Abbiamo creato dei circuiti con delle situazioni importanti tipo Alberobello, con anche situazioni molisane, Carpinone, San Giuliano del Sannio. Abbiamo creato dei circuiti per quanto riguarda il folklore internazionale che ci hanno aiutato tanto. Tanta passione, fare un bel festival e portare tanta allegria, far conoscere anche il mondo alle persone che spesso non possono conoscerlo. Il folk, una tradizione popolare a cui Riccia è particolarmente legata. È legata anche perché il nostro gruppo folcloristico è nato nel 72, quindi è diverso tempo, sono più di 40 anni che giriamo in giro per l'Europa, quest'anno saremo in Moldavia per fare un esempio, e di conseguenza il paese intero ha visto in ogni famiglia almeno passare un componente nel corso degli anni, quindi siamo legati all'unisono, diciamo così, con il paese. Portiamo le tradizioni del paese in giro per l'Europa e per l'Italia e quindi il paese poi ci ringrazia anche essendo vicino a noi in queste manifestazioni che organizziamo. Hanno fatto da cornice al festival musicale stand gastronomici con pietanze tipiche riccesi, come il baccalà arracanato e le polpette di tonno, ma anche una mostra di pittura degli allievi del maestro Antonio Finelli e il jazz del Gypsy Jazz Trio. La serata ha raccolto grande consenso, una piazza Umberto I affollata di appassionati e curiosi.